Ciao a tutti, allora oggi vi parlerò di tutti i miei stampini che non sono tantissimi però un po' ne ho e di tutto l'altro materiale creativo che ho comprato in questi giorni comunque per lavorare proprio la resina. Allora, tanto libero il campo di lavoro e uno per volta ve lo faccio vedere. Eccoci qua. Allora, questi qua li ho presi in fiera Fantasy Hobby a Genova, però comunque sono fatti comunque a mano. Si vede. Allora, il pandistelle è Ringo. Adesso il pandistelle si è attaccato a Safari bianco. Ok. Poi, questi li ho fatti io. I due cuoricini che si congiungono con la freccia. Un cameo. Con la ragazza. Una farfallina. Spero che si veda, un diamantino tutto sfaccettato. Poi ne ho fatti degli altri, ma sono incolata. Poi ve li farò vedere. E lì c'è, ad esempio, una faccia di un indiano, un cuore, una freccia, una piuma, una rosa, c'è un cuoricino, c'è un po' di cosine. Poi, comprati. Farfalle di tre misure. Questi fiori che secondo me sono bellissimi. E quest'altro fiore che però devo pulire lo stampo perché c'è rimasto un po' di blu. Poi questo qua che era composto da tre, non da due pezzi. Adesso poi da qualche parte c'è anche il terzo. Che è il... come si chiamano? Cupcake? Sembra cupcake. C'era la panna, il biscotto e poi c'era la base che non la trovo. Sarà in qualche cassetto sopra due. Mi devo mettere a cercarla. Poi stampi più. Ah no, aspetta, che ancora ce n'è uno piccolo. Questo qua. Questo che mi è comodo perché lo uso anche con la resina UV. Anche questo è da pulire. Poi, questo l'ho preso ieri. 1,10 euro. La scimmietta. Mi è piaciuta. Diciamo, mi piace. Adesso devo imparare bene un po' a colorare tutti i particolari. Poi, i cuoricini che ho fatto scambio con una mia amica. Ciao Rabi. Poi ho preso la tavoletta di cioccolato. Questo mi sembra che l'ho preso dai cinesi. Poi ho preso questo qua che è dalla stamperia. Però lo sto utilizzando un po' poco con la resina perché è sottile, sottile. Non è che mi ispiri molto, però è stamperia. Poi. Questo qua, anche questo l'ho preso ieri a 2 euro da Teddy, che l'ho già utilizzato e vengono spettacolari, dopo ve le faccio vedere nelle creazioni. Poi questo qua, che anche questo l'ho preso in fiera, che mi piace molto per gli orecchini. Ok, stiamo un po' accumulando. Poi, questo qua che in teoria dovrebbe venire una palla, ma invece non ci viene. Perché io ho pensato, allora, in teoria serve per fare i ghiaccioli con lo stuzzichino sopra. Quindi se lo chiudo e ci metto la resina, se non esce l'acqua, non esce neanche la resina. Invece, riempito sotto prima, riempito sopra. Quando l'ho aperto c'era solo metà pallina sotto e ha riempito un pochino di questo ed era uscita ovunque. Quindi devo ritentare, vedremo un attimo. Poi questo qua, che lo sto usando tantissimo. Penso che sia anche questo della stamperia, che è l'unico di plastica rigida che ho, ma sono a paura perché già la G, cioè, si è rotto un pezzettino qua. Mi sembra che qualche altra lettera si è rotta. Quindi c'è un po' paura a usarlo, però vabbè. È comodissimo perché c'è veramente tutte le lettere. E questi sono gli stampi. Allora, adesso libero la scrivania e poi vi faccio vedere tutto il resto del materiale creativo che ho comprato. Eccoci qua. Allora. Io ho sistemato in questi due barattoloni, qua sotto tutti i glitter un pochino più piccoli, un po' più grandi, e qua un po' di glitter e tutto il resto, cioè stelline, fiori, cuori, di tutto, perline. Adesso vi faccio vedere pian piano. Poi ho questo barattolone qua, dove ci sono i beads, aspetta, come si chiamano? Sì. Poi ho questo astuccio qua.
dove tengo tutti i cucchiaini di plastica, le palettine e tutte queste cose qua. Devo anche mettere via questi due, che sono comodissimi i cucchiaini di plastica. E poi vi farò vedere il resto. Allora, qua, prima scatola. Questo qua che è carinissimo. Che interesse avrebbe per le unghie, ma lo uso. Ci sono gli orsetti, ci sono i maialini. Ci sono le altre rossetti viola, gli uccellini sia qua che qua. Anche qua sono uccellini, quindi diciamo che bellissimo. Qua sembra che c'è anche Angry Birds addirittura. Dai cinesi mi sembra 2,50 euro. Poi, questi qua li ho presi da Teddy. Fate conto che io ho 4 barattoli, 4-5 barattoli di questi grandi per colore pieni. E una busta costava 2 euro, quindi veramente ho fatto una scorta assurda. Dorato, se non si vede, argentato e bianco. Poi, queste le ho prese in Fiera Genova, le delfini d'argento, le lettere. Faccio un po' di fatica a trovarle tutte le volte, però sì, sono comode. Poi devo pulire anche un po' qua. Poi, ieri da Tiger ho preso 1, 2, 3, 4, 5 glitter. Mi sembra che gli ho dato 2 euro anche qua. Poi ho preso sempre da Tiger questi glitter iridescenti che dalla fotocamera sembrano solo argentati, non si capisce com'è. Ok. E sono spettacolari, poi vi farò vedere una creazione, ve la faccio vedere subito. Una creazione in cui li ho utilizzati. Piacciono da matti. Poi, tutte queste scatoline qua, delle palline, fiorellini gialli, cuoricini verdi e stelline multicolore. Poi, stelline bianche. Ah, adesso vi tiro fuori tutti questi. Questi qua. Con tutta sta parete qua dal lato sono tutti brillantini. Se non ce n'è ancora uno, provo. Sono tutti brillantini poi da mettere sempre con la resina. Adesso, per adesso non ne ho messi tanti, però li devo usare perché mi piacciono proprio. Poi stelline viola. Tante cose le ho prese dai cinesi, tante cose da Tiger, tante cose da Teddy, lì un po' mischiato, non mi ricordo neanche più ormai. Cuoricini azzurri e stelline rosse. Qua sono le stelline gialle e i fiori. E i fiori rosa. Questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto, lo mettiamo via. Poi, tutta sta fila qua invece, guardate che magari se riesco a fare uno zoom. Non le tiro tutte fuori dalle scatole. Conchiglie, farfalline. Le prime due cosa sono? Stelline blu. Ah, e fiorellini. Aspettate, questi sono un po' più belli. Poi qua, la metà di queste sono stelline. No, questo è per le farfalle. Poi qua c'erano dei glitter un po' più sottili di quelli dorati di prima. Le stelline rosse e una sabbiolina blu. E le stelline arancione fucsia. Se mette a fuoco. Ok. E mi sembra. Ah no, c'è ancora tutto questo lato di qua. Allora, ci spostiamo di qua. Eccoli qua. Qua è. Ci sono i diamantini che sono uguali a questi, però sono azzurri. Dei rotondini, cosa ci ho attaccato il dito? Dei rotondini verdi, cuoricini rosa, bulloni azzurri e stelline blu. Poi qua sono tutti i cuoricini. Vedete, qua sono fiori, stelline. E questa è una scatola. Aspettate che faccio un po' meno zoom. Ok.
questa è una. Aspettate che rimettiamo un po' in sesto il macello. Questi diciamo che siamo metà Tiger e metà Teddy. Meno questo che è della Stamperia. Che c'era sto bianco che mi piaceva tantissimo, l'ho preso un botto. Allora, iniziamo. Io vi dico i colori perché l'unico un pochino più diverso, diciamo, è questo qua. Aspettate che lo apro così lo vedete meglio. Se riesco ad aprirlo senza far macelli, ok. È spettacolare questo, l'ho preso in fiera, l'ho pagato un botto, però è veramente bello. Infatti lo uso col contagocce. Poi ci sono, vabbè, i due tipi, quelli classici come questo, che poi magari li vedete anche da sopra, vedete tutti i colori. L'argento, quel fucsia che però è il tipo quello un po' più spessino, se mettesse a fuoco, ok. Poi c'è l'arancione, il giallo, il verde, il rosso, l'altro verde, c'è un sacco di tipi di blu, un sacco di tipi di rosa, di viola. Vabbè, poi c'è anche questo che mi ispira da matti. Che è sempre quel bianco bellissimo, però è un pochino più grande. E di questa scatola alla fine non è che c'è da dire chissà che cosa, perché alla fine sono glitter, quindi è quello. Poi, coloranti. I coloranti devo ancora metterli un po' a posto perché non ho idea, sono troppo alti, diciamo. Quindi non riesco a sistemarli bene. Allora, in fiera ho preso questi qua che sono della Resin Pro. Giallo fluo, rosso, bronzo, oro, blu, sono in polvere, verde. Cosa ho preso? Ah, bianco opaco perlato, che è bellissimo. E ah no, questo è un ombretto lilla. Poi c'è un altro ombretto sull'azzurro e un altro ombretto sul grigio. Questo bianco anche l'ho preso in fiera e l'ho pagato 4 euro, ma è mega galattico, perché però non lo finirò mai più. Della prossima Pentasol, un, mi raccomando che ci sia un, perché se non c'è scritto un, mi sembra che c'è scritto su o una cosa del genere, non è per la resina, è per le paste polimeriche e non vi colora niente. Poi ho preso questo smalto dorato che mi garbava un po', perché sistemo questi qua. Quel blu maledetto lo devo sistemare. Questo blu, parlo di questo blu. Che se vedete le mani sono tutte macchiate di blu. Prendiamolo con delicatezza. Allora, io di questa marca li ho presi tutti, che costano 1,30 euro dal brico. Colorano da Dio, ci va mezza goccia. E ho preso il marrone, che pensavo che era più scuro, invece è un marroncino. Beige, rosso, nero, giallo e viola. Mi manca il rosa. L'unico colore che mi manca è il rosa rosino, quel colore lì che sto cercando in tutti i modi, adesso vediamo se riuscirò a trovarlo. E i pigmenti per ora sono tutti qua, adesso poi però poi devo fare un po' di scorta. Poi vi faccio vedere questi. Scatola di Tiger, la riconoscete tutti. Questi li ho presi su Amazon, se riesco vi lascio il link in descrizione. Mi sembra 16 euro 40 pezzi e sono tutti doppi, quindi anche orecchini, se volete fare degli orecchini vanno benissimo perché ve li mandano tutti doppi e ci sono delle forme bellissime secondo me. Adesso vabbè, non me ne sono avanzati tanti. Questi invece li ho presi in fiera.
che sono da mettere dietro alle creazioni in resina. E basta, mi sembra che è tutto qua. L'ultimo scomparto della scatola è vuoto, prima o poi lo riempirò con qualcosa. Adesso vedremo se compro altri di questo oppure qualcos'altro, vedremo. Poi, allora, vi voglio far vedere la mia bilancina spettacolare per la resina. Questa l'ho presa dai cinesi, mi sembra 6 euro. E io di resina, allora, prima mi sembra che usavo quella della Resin Pro come resina UV. Ah, aspetta, che ce l'ho ancora. E mi sono trovato benissimo, va benissimo, solo che costa un botto. Invece su Amazon ho trovato questa qua. Costa, perché 200 ml 27 euro, però sono 200 ml, lì 100 ml costava la stessa cifra, quindi. E c'è scritto hard, ma io non vedo la differenza tra una e l'altra, quindi alla fine la fregatura è che è già vuota. Vedete, questa qua. Anche di questa, se mi ricordo, vi lascio il link in descrizione. Poi, mettiamo da parte questo. E vi voglio far vedere questa qua. Gli stampi che ho fatto io, li ho fatti con questa qua della Prokima. E mi sono trovato veramente bene perché è facile da plasmare. Vabbè, adesso me ne è avanzata niente. Bisogna prendere la stessa parte, la componente A, componente B, mischiare e muoversi a infilare la forma, perché in neanche 3 minuti è già asciutto. È veramente un lampo, è uno spettacolo. E io questa, che sono due da 100 grammi, l'ho pagata 13 euro su Amazon. Anche di questa, se riesco, vi lascio il link, se mi ricordo tutti i link. Ok, vi faccio vedere gli attrezzi che uso io, che sono veramente un po', però sono reperibili ovunque. Allora, a parte lampada UV, presa in fiera. E poi c'ho la lampadona, quella un po' più grande, vedete lì? Che si accende sempre quando non si deve accendere. Poi, ah, assolutamente vi serviranno delle salviette, eh? Procuratevene un botto, perché sono comodissime per pulire gli accessori, gli stampi, tutto. Allora, io uso questo qua, che vedete che già è sporco, che però questa è resina. Allora, io uso questo qua, che sarebbe per il cakey designer, però è comodissimo per tirare giù la resina, per mischiarlo un po' per tutto. Poi uso questo qua, e questo lo uso per prendere i glitter con la punta e spalmarli, comunque per mischiarli, perché io mi trovo più comodo, che alcuni usano i cucchiaini, io non riesco. Lima per unghie, naturalmente per limare tutti gli eccessi e tutto il resto, insieme al taglierino. Ne avevo uno più piccolo, ma mi si è spaccato. Adesso c'ho questo abnorme e vedremo. Almeno questo lo assicuro. Poi ho preso un sacco di questi qua, che erano. C'era un pacco intero dei cinesi, mi sembra 2 euro, 2,50 euro. Mi sembra Dotter, si chiamano. E sono comodissimi perché hanno varie misure di punta, e quindi riesco a infilare bene la resina in tutte le parti dello stampo, quindi secondo me sono uno spettacolo. Ma poi costano 2 euro, quindi quando vedete che sono strapieni di resina, che è proprio da buttare via, 2 euro li compri. Stessa cosa, questi qua, queste pinze, che sono comodissime. Anche queste io le uso tantissimo, le uso. Forbici. E nastro adesivo, perché io ce l'ho il tappetino. Aspettate che lo trovo, qua. È già il secondo che devo praticamente buttare, perché vedete, dopo che si attacca la resina è un macello toglierla. E questo qua è un tappetino enorme, che io non me ne facevo niente perché era troppo grande. Allora l'ho tagliato in quattro parti, adesso butterò la prima e prendo la seconda. Però è stato un affare, quindi l'ho preso, ho detto tanto serve. Perché io mi trovo bene con i bezel qua. Tanti mi dicono: guarda che ti esce la resina dei lati, dei bordi. Ma io mi trovo bene, però in alcuni casi uso anche il nastro adesivo.
in base alla forma, in base a come mi trovo, cosa devo fare. Ok, adesso metto in pausa, tolgo un po' di roba e vi faccio vedere qualche creazione. Iniziamo dalle lettere, che le ho fatte con lo stampo che avete visto prima. E ne ho fatte un po' di, diciamo, di tutti i colori. Alcuni sono uguali come queste qua, vedete che sono tutte uguali. Con gli stessi, più o meno gli stessi pigmenti, lo stesso colore, gli stessi glitter. Invece alcune proprio le ho fatte completamente diverse, vedete. E di queste ne ho fatte veramente tante. Adesso però poi devo fare un banchetto da eliminare un po' di creazioni. Ok, poi bracciali, anche bracciali ne ho fatti. Ah no, prima dei bracciali voglio far vedere i cuoricini, che li ho sfornati, diciamo, appena adesso, vedete? Da quello stampo che vi ho detto. Sono spettacolari, secondo me. Poi li ho fatti alcuni con più glitter, alcuni con meno glitter. Quindi. Poi questo è sempre quell'altro stampo che vi ho fatto vedere, che l'ho fatto così, e sul viola. Il cameo, se si vede. Non si vede. Se fosse così si vede, però devo ancora limare e fare di tutto di più. Poi ho fatto. Si vede, non si vede. Ah no, sì, si vede, dai, più o meno. Poi il gufetto. Ho fatto proprio una colata a muzzo. Da vedere se veniva simile all'originale. E anche questo cuoricino qua che mi piace tanto, vedete, con un po' di bordino. Ok, e poi qua c'ho un botto di cuoricini che voglio fare un po' di ciondoli. E via. Poi. E ritorniamo. Bracciali. Anche di bracciali ne ho fatto un bel po'. Allora, questi qua ho usato i purpuri. Ho messo dentro i purpuri colorati e sono venuti veramente belli. L'unica cosa è che alcuni hanno un po' di bolle. Vedete? Però, boh. Secondo me li fa ancora più, un po' più antichizzati. Poi ho fatto questo, tutto trasparente con dei fiorellini, che è stato il mio primo bracciale. Poi questo sul bianco perlato. Questo lilla con la foglia d'oro. Questo che volevo farlo, sai, tipo, sapete, tipo l'ambra, color ambra, ma sì, sono rimasto abbastanza contento. Gli ultimi due, che sono veramente gli ultimi che ho fatto. Allora, questo qua ho fatto un errore, e state attenti, vedete? A me piace tantissimo, però io i brillantini li avevo mischiati col colore, asciugandoci sono tutti in fondo. E anche alcune lettere, io avevo fatto la stessa cosa. Ho fatto più stampi e ho colato più stampi ed è venuto, solo che le lettere sono sottili, sottili, quindi non si vede quasi. Qua si vede, ma secondo me l'effetto è bellissimo. Invece qua non è venuto, è venuto benissimo con i glitter argentati e bianchi. L'ho colata un pochino, l'ho lasciata un po' trasparente perché vedete? È un po' trasparente, però è piena di glitter argentati, mi piace tantissimo. E questi sono i bracciali, vedete che ne ho già fatto un bel po', e l'unica cosa, mi dispiace per lo stampo che si sta un po' rovinando, ma vedremo cosa fare. Poi, altre creazioni che sono tutte qua. Direi che ne ho fatto un bel po'. Allora, gli stampi che ho fatto io, che vi ho fatto vedere prima, sono questi. Se riesco a tirare fuori l'altro. You and me. Vedete con la freccia. E direi che è venuto abbastanza bene. Poi, non vi faccio vedere tutto, 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 però un po' alla veloce. Pan di stelle. Direi che è venuto abbastanza somigliante. Poi ho fatto due stelline che voglio fare, due ciondoli per le collane. Coniglietto. E
Questo non riesco mai a prenderlo perché è piattissimo. Mi serve qualcosa per prenderlo. Ok. Saturno, un po'. A me piace questo effetto Galaxy. Ecco. E dietro l'ho fatto invece nero con i brillantini glitter argentati. Poi ho fatto questo ciondolo con la farfallina e diciamo il prato, e questo con la tigre e vediamo se si mette a fuoco. The Eye of the Tiger. Poi ombrellini ne ho fatti due. Questo qua con gli uccellini che volano e diciamo io volevo fare un po' tipo le gocce di pioggia. E questo qua. Aspettate che provo ad accendere la luce, va? Sta diventando buio. Ah, e luce fu. Questo qua con le stelline ed è blu, azzurro e verde. Poi ho fatto questi due. Il muffin è questo cuoricino. Poi ho fatto questi orecchini con fiori veri secchi. Poi vi faccio vedere uno per tipo. Le zampine. Dei cuoricini sempre in così, delfini, il micio che però devo lucidare ancora, poi ho fatto un altro ventaglio e due gatti. Questi gatti non è che mi ispirino molto, però sono carini, dai. E qua invece ah no, questo è un ciondolo, poi gli altri sono orecchini che devo metterci la monachella. Guardate che bello. Perché col tema marino non sapevo cosa metterci, invece così mi ispirava molto. Allora, orecchini, sì. Così. Con la foglia. Con Audrey Hepburn. E questi qua semplici semplici che me li chiedono sempre, bianco opaco con i glitter. E sempre parlando di orecchini, ho fatto anche questi due modelli, però con lo stampo che vi ho fatto vedere prima. Poi, vabbè, le bottiglie che non è niente di che, anellozzo con un fiore vero secco, un altro paio di orecchini, se no dura una vita sto video e non riusciamo più. Poi, questo effetto Galaxy abbinato a questo anello. E questo anello abbinato al bracciale che vi ho fatto vedere prima, che è similambra. Ultima cosa che vi faccio vedere, poi chiudo, se no faccio video troppo lunghi. Tutte conchiglie vere sono, eh. Sono tutte conchiglie vere. Mi è venuto lo schiavizzo, però d'estate mi dicono che vanno, quindi le ho fatte. E questo è tutto quello che vi volevo far vedere. Della mia scrivania creativa, vedete? Un po' tutto a portata di mano. C'ho sto tappetino da taglio che sta morendo, diciamo, perché è talmente pieno di resina che lo sto stralavando, ma non va bene neanche a morire. E questo è tutto dal mio laboratorio creativo. Vi saluto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e vi aspetto al prossimo video. Ciao!